Siamo a Pistoia, proprio sulla Sala, ciao. Ciao. La fiaschetteria La Pace. Sì. Siamo tornati indietro negli anni. No, da una parte è tornato indietro, da una parte è andato avanti, in un certo senso, perché si è cercato di unire l'idea della fiaschetteria a un locale come di quelli che funzionano oggi, no? Insomma, dove si fa l'aperitivo, la cena e il dopo cena. Quindi si fa i cocktail, che non sono particolarmente tipici nell'idea di fiaschetteria, però si continua a fare il vino al fiasco, sfuso, anche in bottiglia. Però c'è il vino sfuso, c'è 12 tipi di vino sfuso, rossi e bianchi della zona e non, e quindi si è cercato di diffondere un po' queste idee insieme. Ecco, poi anche una scelta a tavola, quindi dai salumi affettati, sì, e prodotti dai, i piatti vostri. Della tradizione, vedi pappa al pomodoro, rigatoni al lampredotto, altri primi piatti, insomma, toscani, a tagli a crudo, spalla, prosciutto toscano, pancetta cotta, rigatino stesso pistoiese, salsiccia cruda, brisaole, perché no, pata negra, un prosciutto non italiano, foresta nera, un prosciutto non italiano, tedesco, un po' di tutto, insomma, contorni, piatti. Ecco, voi siete giovani, la clientela è giovane, l'idea però è diversa. Di solito i locali per giovani offrono hamburger, schiacciatine, patatine fritte e amen. Voi invece siete ritornati nel toscano. Sì, sì, nel senso, ci piace mangiare bene, quindi insomma, magari perché non hamburger e patatina, però non si mangia da altre parti. Qui si voleva fare una cosa un po' diversa, insomma, deve poter mangiare davvero bene, bene bene, e con una clientela giovane e non, perché poi in realtà da sicuro qui ci viene veramente di tutto a cena, dal bambino al nonno, di tutto. Ecco, perché poi è un locale anche frequentato dai turisti. Sì, 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 soprattutto, insomma, ha affrontato una stagione sola per ora, però da francesi, inglesi, tedeschi, stasera c'è questo gruppo di americane, c'è un discreto giro di turismo. Insomma. Ecco, perché qui siamo proprio nel centro storico di Pistoia, la Sala, 150 metri da Piazza del Duomo. Esatto, siamo nel centro storico, quindi i turisti, insomma, ci sono e si fermano volentieri, ad esempio qui ci fanno un sacco di complimenti, dicono che bel locale, di qua, di là, piace. Poi questo è un edificio storico, un edificio storico di Pistoia, che risale, insomma, al Medioevo, quando questa era una via dei fabbri, quindi le corporazioni, eccetera eccetera. E sì, siamo in pieno centro, insomma. E come clienti di fuori Pistoia, oltre che complimenti a voi, li fanno anche alla città? Sì, magari quando viene un cliente da fuori, un turista, se ci chiede informazioni su Pistoia, io per esempio sono il primo a dirgli andate a vedere, insomma, Pistoia Sotterranea, oppure andate a vedere la biblioteca Forte Guerriana, oppure cerco di dare delle indicazioni un po' più nello specifico. Sì, fanno complimenti a Pistoia perché è una città bellissima, quindi. Senti, il piatto che va di più, la pappa al pomodoro? Sì, sicuramente qui è la pappa al pomodoro, i crostini di fegatini di pollo, i toscani, e poi spalla tagliata al coltello, il prosciutto toscano, il prosciuttello, un sacco di cose. Benissimo, io ti saluto, la prossima volta ci dai qualche segreto per fare una di queste due ricette. La voglia. Puoi scegliere la pappa al pomodoro o l'impasto per i crostini. Certo. Sei libero di scelta. Ciao, e grazie. Grazie, ciao, grazie.